Eccoci qua, bentornati alla guida. Ora i livelli incominciano a farsi lievemente asimmetrici. Questo è il teatro dell'opera, l'ultimo livello del blocco di Venezia. Allora, come potete vedere, qua possiamo fare più cose. C'è subito un nemico là sotto che possiamo evitare saltando là. Oppure saltando in acqua. Questa è una cosa che possiamo decidere noi. Ora qua, poi ci stendiamo il tizio. Perfetto, detto questo, qui potete vedere c'è un interruttore là sotto, lo raggiungiamo. Ok, ora torniamo indietro dove abbiamo iniziato. Possiamo fare così. Ora occhio a non farsi centrare dalla scatola. Liberati di questi due, li lootiamo. Ora possiamo andare avanti. Torniamo su. Dobbiamo semplicemente rifare quello che abbiamo già fatto. Quindi tornare qua. Ok, ora cambiamo posizione, facciamo questo lavoro qua, stando attenti ovviamente a dove mettiamo i piedi. Non saltate perché... Come vedete bene ci sono queste simpatiche cose dietro. Perfetto. Ok. Arrivati a questa porta, usiamo la chiave che abbiamo appena preso. E via. Non ci sono nemici, quindi qua si può fare comodamente tutto. Stesso attento dove mettete i piedi perché è importante. Ok, ora ovviamente come potete intuire si fa di corsa. Non è una fase eccessivamente difficile, possiamo farla con relativa tranquillità. Ora, arrivati qua, fuori le pistole e facciamo secco il signorino in questione. Poi, visto che ci aspetta una sorpresa sotto, saltiamo sulla cupola, uccidiamo i cani che non ci possono raggiungere, mentre lui sì. Sopra la cupola e uccidiamo il cane. Possiamo farlo con relativa calma. Come potete vedere là ci sono dei simpaticoni, sono due, quindi onde evitare di essere feriti eccessivamente
Ci interliniamo queste tipologie di armi per i momenti un pochino più difficili. Lootiamo il medikit grande. Lootiamo anche quello che ha lasciato. Signorino qua, tanto il cane sotto non ci darà problemi. Quando sarà a tiro lo liquidiamo. Ok. Ora, il salto che ora dobbiamo affrontare non è simpatico. Se possibile, saltare fuori dalla raggiunazione della cassa come ho fatto io adesso. Ok. Detto questo, ricordo che ci sarà qua da premere un interruttore. Ok. Usate un kit medico piccolo se siete nelle mie condizioni, perché tanto comunque voler volare dei danni arriveranno. Teniamoci a distanza e speriamo che faccia appunto, che si incassi un po'. Qui, essendo un melee, non dovrebbe rappresentare un problema. Ora, detto questo, risaltiamo sulla cupola per lootare i cadaveri. Sempre che. Ok, questo qua ha lootato. E anche bene. Perfetto, bengala e colpi del pompo. Ora, lootiamo anche questi due che prima abbiamo tralasciato. Come vedete bene, hanno lootato anche loro. E andiamo giù. Ora, inutile l'interruttore di destra per il momento, quindi ci concentreremo su quello di sinistra. Ok, varco aperto. Scendete. Come al solito, occhio a non prendere dei danni inutili. Qua a destra. Ok, abbiamo chiuso. Ora, se volete un consiglio. Andate qui, fate triggerare i due massi, così almeno ci ritogliamo una volta per tutte dalle balle. Ora torniamo indietro. Ok, ora, visto che si è aperto questo varco, letteralmente chiudendoci dentro. Però tanto potremmo sempre tornare su dall'interruttore. Perfetto. Siamo arrivati all'interno del teatro. Ok, perfetto. Ora, impugniamo le pistole automatiche. Due cani. Ok, potevamo evitarci il secondo morso. Questo deve averli presi entrambi. Di lì, però, al momento stiamo fermi perché non possiamo andarci. Quindi, facendo attenzione a questi simpatici aggeggi. Ok, laggiù c'è un tizio. Ne state attenti perché sotto c'è pronto a triggerarsi un tizio. Ok, non si è attivato, quindi va bene così. Ora. Consigliare di nuovo pistole automatiche. Nel mio caso kit medico, perché comunque qui dei danni si prenderanno per forza. Quindi ci tiriamo su. Ok,
ce ne liberiamo il prima possibile. Ok, davanti a noi vedete bene c'è una porta, ma ci serve una chiave. Quindi non c'è altro che fare questo lavoro qui. Abbiamo due modi di fare. Ok. Perfetto, questo tafferuglio. Ok, perfetto. Ora, tiriamo la leva e scopriamo questo posto. Consiglio spassionato, salvate. Ok. Chiave. Ora qua, salto laterale. Liberiamoci del topo. Ok, questo salto fatto così, rincorsa quando ci smorzerà il soffitto. Ora però per fare questi, mettiamoci sul bordo e salta all'indietro. Di nuovo sul bordo, salta all'indietro. Ora invece che andare davanti per la nostra strada facciamo ancora un salto e troveremo il segreto. Camminate con molta attenzione perché come vedete c'è la ventola dietro ed è letale. Perfetto, torniamo indietro, saltate. Ora possiamo andare avanti. Ora si apre qui. Siamo tornati nelle scene. Però ora per salire su dobbiamo fare una scaletta con queste scatole. Quindi ora portiamo fuori questa. Non c'è nulla, quindi non vi preoccupate. Ci sono solamente dei simpaticoni al piano di sopra, ma al momento attuale non è un nostro problema. Ci dobbiamo occupare di spingere le casse ora. Ok. Fatto questo, appoggiate il fucile a pompa. Una volta che gli abbiamo timbrato un colpo possiamo anche ripassare le pistole. In logica lui ora tornerà. Ok. Ora con la chiave che abbiamo appena preso, stiamo volendo. Aprire la porta che abbiamo visto poco fa. Quindi ora torniamo qui. Che ci servirà più tardi sta cosa qua. Ok, per il momento lasciamo in stand-by sta zona e torniamo indietro.
Ok. Ora per il momento quell'apertura lì non ci serve, quindi ci dedichiamo all'altra parte del teatro. Ora, qua saliamo, pistola in mano e puntiamo subito questo Doberman. Ora, abbiamo fatto veloce perché ha spawnato un tizio armato di pistola e così almeno l'abbiamo evitato per il momento. Però prima di andare là, rimpugniamo le pistole e camminando così verso il bordo dovrebbe uscire e noi dovremmo poterlo ammazzare comodamente, ecco. Perfetto. Non mettiamo via le pistole. Ok. Ora abbiamo a che fare con due signori simpaticissimi, ma non dovrebbero essere un eccessivo problema, in quanto tecnicamente il palco ci basta per ammazzarli tutti e due. Ok. Lootiamo il bottino e ci portiamo verso la sporgenza appena aperta. Salto da fermo e attenzione perché per non prendere danni girate l'angolo camminando. Perfetto, poi potete anche correre. Ora dovremmo avviarci verso quella sporgenza, ma come vedete l'oggetto di scena lì, appeso, ci ammazzerebbe se noi decidessimo di saltare nella parte più bassa. Quindi andremo qua. Ci arriviamo ugualmente e non ci facciamo uccidere da quel simpaticissimo coso che penzola. Ora, giù la leva. Camminate fino al bordo e via, saltate. Come potete intuire, ora dobbiamo andare verso là. Rincorsa. Via. Ci sono dei topi qua sopra. Se potete raggiungerli e ammazzarli da lontano meglio, perché per quanto siano avversari poco temibili, comunque tolgono vita. Perfetto. Ok, ora come vedete dovremo evitare questi simpaticissimi oggetti. Allora, per evitare questi, consiglio, saltate sul bordo e poi così. Abbiamo aperto quello. Ok, sarebbe stato più carino arrivarci senza facciata, ma chi se ne frega. Ok. Ora sono sotto le scene. Se volete vederci qualcosa, vi accendete un bengala come sottoscritto, perché non ci si vede niente. Vi immergete, è una questione anche di velocità. Come vedete qua. Ok, quella è la nostra via d'uscita da questo cunicolo. Ma prima vi immergete qui e raggiungete il secondo segreto, che è qua ad aspettarvi. Ora ce ne manca solo uno che troveremo più avanti, che è un pochino più, diciamo, indaginoso da trovare, ma niente di che. Ok, detto questo, torniamo indietro. Ok, raccogliamo questo simpatico oggetto che in sostanza attiva l'ascensore. L'ascensore che non avrete notato, ma sta all'ultimo piano del teatro, quello più alto.
sono svegliati dei tizi all'ultimo piano, ma sinceramente non è un problema che ci riguarda direttamente nell'immediato. Noi andiamo di qua, dove abbiamo già pulito e ucciso i due cani. E in cui metteremo il nostro simpatico oggetto. Ora questo qua in logica dovremmo usarlo per andare giù, ma noi lo useremo in un altro modo. Quindi tireremo la leva, si apriranno, come vedete, le porte dell'ascensore, ma noi non lo prendiamo. Ci saliamo sopra e lo usiamo per accedere a questa scala. Ok. E qui c'è il terzo e ultimo segreto del livello. Oltre tutto ci regala anche gli uzzi. Questo qui è il modo più comodo per uscire. Ci prendiamo un'altra. Un altro caricatore di uzzi. Siamo tornati al posto di prima. Ora semplicemente dovremmo fare altro che tornare dall'ascensore e usarlo per il suo scopo naturale, cioè quello di scendere. Lo riportiamo su così. Nel mentre equipaggiamo le pistole automatiche e ci curiamo. Vedete anche il perché. Armi in mano. Come vedete, il kit medico era ben giustificato e anzi, vi dirò, ce ne prendiamo uno grosso ora. Ora, giù. Ora riequipaggiamo le pistole. Ok. Abbiamo tirato sul coso e ora abbiamo a che fare con una bella piscina. Come sentiamo sopra c'è vita, ma a noi non interessa. E qua troviamo quello per cui siamo venuti, cioè la scheda, il sipario del palco. Qua non c'è più niente per noi, torniamo indietro. Se avete problemi di vista come il sottoscritto, vi accendete un bengala, tanto non mancheranno mai. Tutta questa zona qua ora dobbiamo cercare di uscire semplicemente, quindi leva. Ok, ci troviamo nella zona di prima. Ritorniamo su come abbiamo fatto prima. Ok. Possiamo anche dimenticarci dei signori che vagano lì sotto. Tanto non sono un problema così grosso, a meno che non precipitiamo di sotto, ed è quello che dovremmo evitare tecnicamente. Bene.
Qua sono già triggerati i massi, quindi non sono un problema. Riapriamo la via per la cabina di regia. Stavo attento a non prendere facciate. Andiamo su. Posizionate qua il circuito stampato. E tirate la leva. Ok, il palco si è alzato, rivelandoci l'ultima zona del livello. Noi ora risaliamo da qua, facendolo in maniera un pochino più sicura di come abbiamo fatto noi. Ora non è necessario incare questi qua sotto, l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è non spiaccicarci esattamente come prima. Uzi alla mano. L'abbiamo sistemati alla veloce almeno. Lutiamo. Kit medico. Niente male. Ora, come potete immaginare, qua ci saranno delle scatole da spostare. La scatola incriminata è questa. Qua dietro non c'è niente, come potete vedere. Ok, e ce ne andiamo su. Ora attenzione quando uscite. Ok, perfetto. Ora vi evitate questo perché fa un male. Ora impugnate le pistole automatiche, non si lesina qui. La situazione lo richiede, è permesso anche il lancio a granate. Vi togliete di mezzo il boss.
Ok. Tanto lui ci ridarà le granate che ci ha tolto, perché è molto gentile, molto onesto. Ora, quello che dobbiamo fare è salire su queste, tutte queste belle scatole. E raggiungere un interruttore che sta ovviamente in fondo. Questo salto non era necessario, però siamo sicuri. Qua invece ci serve la rincorsa, quindi rincorsa, tasto. C'è più nessuno, quindi lootate i proiettili dell'Uzi. E ce ne andiamo via. Ok. Come al solito ragazzi, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, piano piano la guida si completerà.